L'azienda è abbastanza storica, Selvapiana nasce attorno a una torre medievale, poi sviluppata in villa rinascimentale, è stata residenza estiva e dei vescovi di Firenze e di nobili famiglie fiorentine. Fu comprata da Michele Giuntini nel 1826 e ancora oggi è gestita da suoi diretti eredi. Francesco Giuntini l'ha gestita fino al 97 e adesso siamo io con il resto della famiglia che abbiamo mantenuto e proseguito l'opera di Francesco. Principalmente coltiviamo Sangiovese, sui 60 ettari 54 sono coltivate a Sangiovese, coltivazione biologica dal 1992, attenzione molto sulle singole vigne, sulle singole diversità dei singoli vigneti. La produzione oggi sono circa 250-260 mila bottiglie, con due vini che fanno la maggior parte della nostra produzione. Chianti Rufina Annata e Chianti Rufina Riserva Vigneto Bucerchiale. Vigneto Bucerchiale è stato uno dei primi vini a 100% sangiovese e con l'obbligo e la volontà di Francesco di individuare il miglior vigneto dell'azienda. È nato nel 1979 anche su spinta di Luigi Veronelli e con l'aiuto di Franco Bernabè che aveva appena iniziato a fare da consulente qui a Selvapiana e ancora oggi aiuta a migliorare i vini di Selvapiana. Vigneto Bucerchiale nasce nel 1979, quest'anno presentiamo l'annata 2019, quindi 40 vendemmie di Bucerchiale, è solo Sangiovese, è il vigneto migliore della proprietà ed è il vino che ha dato più soddisfazione da un punto di vista di mercato, di conoscenza e di affezionati clienti all'azienda. Vigneto Bucerchiale è una superficie importante, sono 12 ettari in totale dell'azienda, sono esposti a sud-sud-est. Normalmente veniva vendemmiato nella fase finale della vendemmia del Sangiovese qui a Selvapiana. Nel 2019, a causa del clima che sta cambiando, è stato vendemmiato per primo e abbiamo mantenuto una grande freschezza, una grande eleganza nel vino di Bucerchiale. Bucerchiale ha ottenuto tanti riconoscimenti negli anni e anche Slow Wine molto spesso l'ha premiato come vino di riferimento nella guida e questa è una grande soddisfazione per l'azienda. Purtroppo l'Italia per molti anni si è vergognata di essere un paese agricolo, ha ridato dignità al lavoro degli agricoltori, prima Luigi Veronelli e poi Slow Wine negli anni. È molto funzionale, la vinificazione avviene tutta in tini di acciaio termoregolati, più abbiamo recuperato anche delle vasche di cemento per la vinificazione e la conservazione del Chianti Rufina. Le vasche hanno la doppia fascia per controllo della temperatura durante la fermentazione, le uve arrivano dalla porta alle nostre spalle e soprattutto cerchiamo di vendemmiare ogni vigneto separatamente ogni vigneto nel momento migliore della maturazione delle uve di Sangiovese, anche in base allo stato sanitario delle uve. La vinificazione è abbastanza semplice, non si usano lieviti selezionati, si usa solforosa ancora, macerazioni molto lunghe, 25-35 giorni, frequenti rimontaggi, quello che si vuole in un vino rosso risiede nella buccia, quindi abbiamo queste 3-4 settimane per estrarre tutte le sostanze che poi rendono il vino ricco, complesso e gradevole senza fare troppi errori. In questi ultimi anni sono cambiati diversi dettagli della vinificazione. Da questo anno faremo delle prove anche di vinificazione a grappolo intero e col raspo, quando il raspo è bello maturo, per dare ancora più sostanza e complessità ai vini. Fatta la vinificazione in acciaio, i vini vengono trasferiti in legno, abbiamo sia botte grande che botte piccola e lì poi i vini subiscono un ulteriore affinamento di 18 mesi.
Siamo nella Bottaia, nella cantina storica di Selva Piana. A Selva Piana abbiamo il classico sistema di affinamento dei vini in botte grandi, in botti da 25-30 ettolitri, principalmente per il Chianti Rufina Annata, mentre Boucher Chiale, la riserva, viene invecchiata al 50% in botte grandi e 50% in barrique. E poi viene assemblato insieme di nuovo e normalmente Boucher Chiale fa un anno di bottiglia prima di essere messo in commercio. In questa cantina, nelle prime stanze, ci sono anche tutte le vecchie annate di Chianti Rufina Riserva e di Chianti Rufina Riserva Vigneto Boucher Chiale. La Rufina, purtroppo non lo sanno in molti, ma è una delle zone da grande invecchiamento del Sangiovese in Toscana. Questo è dovuto alla nostra vicinanza con gli Appennini e al fatto che le uve, avendo una maturazione lenta e molto lunga, mantengono sempre un'ottima freschezza e un'ottima acidità. Via Selva Piana possiamo aprire tranquillamente bottiglie del 79, dell'81 e trovare sempre vini integri, freschi e molto bevibili.